Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Nelle scorse ore è arrivato il via libera da parte dell'Unione Europea. Vediamo di cosa si tratta. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Dalla Commissione europea nelle scorse ore è arrivato il via libera riguardo l'esonero contributivo parziale, nello specifico in favore di lavoratori autonomi, professionisti e degli operatori sanitari già pensionati, ma rientrati in servizio per quanto riguarda l'emergenza da Covid-19. Come scrive il Sole 24 Ore, da Bruxelles è arrivato anche il via libera al contratto di rioccupazione. Intanto, come scrive anche il sito Ipsoa, l'ultimo rapporto annuale dell'INPS ha analizzato gli effetti della pandemia da Covid-19 riguardo i requisiti pensionistici e sui coefficienti di trasformazione della pensione ed è emerso un dato importante, ovvero la brusca diminuzione della speranza di vita a 65 anni nel 2020 causata dalla pandemia da coronavirus, che ha riportato a un valore simile a quello registrato nell'annata 2010. Un dato che ha comportato un rallentamento ovviamente della crescita dell'età di pensionamento per la vecchiaia. Questo rallentamento sarà ovviamente temporaneo e sarà riassorbito nell'arco di un decennio. In ogni caso i requisiti pensionistici dovrebbero rimanere bloccati per un po' di tempo, non facendo quindi alzare l'età pensionabile. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.